Giovanni, tu hai presentato gli spezzoni di Non è sogno, la vita, progetto Laboratorio Nuvole, quindi nel carcere di Capanne a Perugia. Un'esperienza che nasce nell'ambito del perso e via dicendo. Però, vuoi dire, è un film che mi sembra in linea con il tuo cinema, che è sempre innanzitutto una ricerca del dispositivo e poi soprattutto una ricerca dell'altro. Quindi raccontare le storie di questi personaggi, ma non il fatto, la cronaca di quello che hanno fatto, ma la storia emotiva, i pensieri, i sentimenti. Come ti sei rapportato a questi ragazzi, insomma, che hanno storie diverse, molto particolari, in carcere? Come sei entrato innanzitutto in contatto che si è stabilito immediatamente, oppure ci hai dovuto lavorare? Cioè, il contatto si è stabilito immediatamente perché avevamo installato un dispositivo ludico di lavorare sulla recitazione della scena di Cosa sono le nuvole tra Iago e Otello, per cui concentrandosi su quello permetteva di rompere il ghiaccio, perché c'erano le prove, poi si rideva, poi avevo chiesto all'uno all'altro di fare, di dirigere anche, no? Di commentare, chi faceva anche il suggeritore, scusami, chi dirigeva, no? Cioè, dunque subito si è creato qualcosa, stiamo facendo qualcosa e ci stiamo divertendo, e facendo questa cosa appare quasi la verità di persone, perché non volevo, ovviamente, la curiosità è una cosa, però la curiosità che rischia di imprigionare, nel senso, io, tu perché sei qui, cioè non volevo entrare in questo, volevo entrare in qualcosa dove entri con delle persone, no? E dunque con delle persone entri su un gioco e giochiamo a fare un film dove voi siete Totò e Ninetto e poi con questo dispositivo qui. E questo ha permesso di aprire, nel senso di creare una specie di spazio di gioco. Poi alla fine potrei definire solo così, uno spazio di gioco dove gioco anch'io, in un certo senso, dove io gioco a fare il regista che dirige, che dice... Posso essere, in questa situazione non so se siamo, posso essere provocatorio, che il tuo è un film di evasione. Sì, sì. Cioè, nel senso che tu cerchi di trovare sempre, come dire, delle aperture, degli spazi di libertà che loro, vuoi dire, nella realtà di ogni giorno non possono avere. Ma è uno spazio di libertà che ridagli anche per te stesso, nel rapporto con loro, in qualche modo. Sì, ma per me, ma soprattutto per chi poi guarda il film, nel senso in cui la cosa era... io vado a fare un film in carcere, che poi all'inizio era un laboratorio, work in progress, eccetera. Comunque vado a lavorare in carcere e subito dice, ah, vai a fare un film in carcere, e dunque c'è subito una specie di immaginario che si crea su quello che è il carcere. Le sbarre, i corridoi, eccetera, eccetera. E dicevo, porca miseria, no, allora... è più anche... io penso soprattutto liberare lo sguardo di chi guarda, anche il mio, perché io guardo, io sono lì e cerco di capire anche... Cioè liberarlo dall'imposizione dell'immaginario riferito al carcere. È certo, perché questo immaginario riferito al carcere è anche un immaginario indotto socialmente e che ha anche delle conseguenze politiche, per cui... Cioè, noi non ce ne rendiamo conto, ma recentemente, per esempio, leggevo un articolo che negli ultimi 20 anni c'è stata un'esplosione della carcerazione come una specie di politica, no? Ma noi questa carcerazione non la vediamo. Non la vediamo, o quando la vediamo dicendo, oh poverini, cioè, che è comunque una forma di condiscendenza verso le vittime che non è nemmeno giusta, perché comunque tu sei buono perché sei condiscendente, soffri con le persone, ma non è questo il punto, trovo. Cioè, penso che bisogna cominciare innanzitutto a guardare delle persone, a prescindere dal fatto che siano delle persone che sono in carcere, a prescindere anche dell'eventuale loro storia, perché certo che
io nel film, né nel film né nelle relazioni con loro durante il laboratorio, io non ho mai chiesto: ma tu che cosa hai fatto? In realtà mi piacerebbe quasi che quando si comincia il film ci si dimentichi di tutto, no? Ci si dimentichi di sapere che siamo in un film sul carcere, siamo in un film con delle persone. Poi il carcere torna perché Dobran sogna, racconta il sogno di questo carcere abbandonato, che è una città, che non è un carcere. Che puoi dire, come si vedono anche dalle foto, sì. Queste sono, come dire, queste fotografie sono di Annalisa Gonnella che ti ha aiutato nel film durante le riprese. Come si vede, i personaggi sono tutti ripresi sullo sfondo di questo panno verde, questo green screen, no? Sì. Che quindi crea un ambiente immaginario possibile, sì. Altro, infinito. E, ecco, proprio questa cosa è una delle chiavi del tuo film, questo, porli su questo sfondo, quindi inquadrare le loro facce, ma al tempo stesso lasciare la nostra immaginazione la libertà di pensare a tutti gli spazi possibili. Sì. E c'è sempre questa fondamentale tensione sul fuoricampo, anche il fatto che tutti i personaggi poi, c'è chi dà la battuta fuoricampo, c'è chi interviene, è tutto un costante dialogo verso l'esterno. Esatto. E tu sei il fuoricampo che però entri, cioè tu in realtà ti poni sempre in questa situazione per cui ci sei, non ci sei, sei sempre il fantasma, no? Grazie. In questo fuoricampo infinito. Sì, sì. Che vorresti essere. Ma perché il cinema fa parte, il fuoricampo è fondamentale per il cinema, ma troppo spesso lo dimentichiamo. Ma vuoi dire poi? Nel cinema di oggi. Dimentichiamo anche che il cinema poi è magari il carcere fondamentale, quell'inquadratura, quindi tu ci stai, non ci stai, lo vuoi liberare. Ma voglio dire, ma tutto il cinema di Hitchcock è il fuoricampo, mm-hmm. Voglio dire. Il cinema più classico, no? E dunque è tutto quello che tu ti immagini di quello che non vedi e quello che non vedi o che senti, che quando per esempio senti Maurizio che recita quel brano della Vita e Sogno con la voce fuori campo di Alfredo che gli dà la battuta in modo molto secco e lui lo vedi chiaramente che sta ascoltando, che poi recita, però c'è tutto un viaggio che tu vedi in questo passaggio tra la voce fuori campo del suggeritore e lui. È lui che si immedesima e recita, no? Cioè, è interessante il fatto che tu lavori sempre su una stratificazione, cioè c'è un, sì, primo livello che sono loro che parlano, raccontano, sì, recitano, sì. Però poi in realtà se tu, allora c'è il riferimento a Pasolini, c'è Calderon della Barca, quindi la traccia, sì, letteraria, poi c'è il dispositivo cinematografico, cioè il mezzo cinematografico, questa stratificazione di livelli, sì. Tu come lavori su questa cosa? Quanto secondo te riesci poi, come dire, a renderla, quindi dire, significante nel senso immediato, immediata percezione? Come fai? Come ti giostri tra questi vari livelli? Come mi giostro tra questi vari livelli è che una volta che individui un dispositivo, mm-hmm, lo provi, mm-hmm, fai delle variazioni su questo dispositivo e ti dici intuitivamente che la cosa può funzionare. Cioè io, è come se tu parli giustamente di stratificazione, è come se in un certo senso io facessi una specie di smontare vari livelli della realtà per isolarli ognuno e poi renderli più forti in combinazione con gli altri, no? Mm-hmm. Una volta che l'hai, è come quando togli il suono, vedi qualcuno parlare, togli il suono e vedi improvvisamente qualcos'altro e poi magari il suono lo fai tornare su, cioè improvvisamente crei queste distanze che ti fanno percepire i vari livelli della realtà, che noi crediamo sempre che tutto sia immediato, una cosa immediata unificata di una sola dimensione. Dunque si tratta di lavorare è come l'immagine che mi viene magari è quando tu ascolti, che ne so, un'orchestra sinfonico, è tutt'uno, è una cosa unica, poi vai a vedere lo spartito e lo spartito sono 20 colonne, una per ognuno degli strumenti, e lavori su, è come se lavorare su scomporre su ognuna delle colonne, lavori sui tromboni, sui triangoli, sulle percussioni, sulle clarinette, sulle prime corde, il violino, no? E poi lo rimetti insieme, però fai sentire tutto il lavoro di decomposizione e ricomposizione. Immagine che mi viene, sì, è più quella, quella dello spartito musicale, cioè di prendere quello che... Ma la realtà non è dire tu lavori sulla realtà del carcere,
sulla realtà di quello che, dell'esperienza che stai facendo, perché la realtà in questo... Quindi è una cosa che sperimenti, è una scoperta, e te la devi andare a cercare. Vabbè, perché sennò non sarebbe divertente. Cioè, la realtà è comunque che... La realtà era quel set, era quello che succedeva lì. Certo. La cosa reale che stava succedendo tra di noi e certo. Che faceva nascere altre cose.